seduto in silenzio per alcuni minuti in contemplazione del Sacro Telo. Dopo aver incontrato il mondo del lavoro in Piazzetta Reale, Papa Francesco ha voluto fare la seconda tappa del suo viaggio a Torino in meditazione proprio di fronte alla Sindone, l'immagine, come ha detto in passato, che parla al nostro cuore, ci spinge a salire il Monte del Calvario, a guardare al legno della croce, a immergerci nel silenzio eloquente dell'amore. A pregare con lui, oltre all'arcivescovo di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, il cardinale Severino Poletto, i vescovi della Conferenza Episcopale del Piemonte e della Valle d'Aosta, le suore di clausura e i sacerdoti ospiti delle case del clero della diocesi. E ancora il capitolo dei canonici, la commissione Sindone, alcuni rappresentanti di Casa Savoia e alcuni parenti del beato Pier Giorgio Frassati. Dopo la contemplazione, il Papa ha toccato con delicatezza la teca che contiene la Sindone. Successivamente si è recato, sempre all'interno della cattedrale torinese, a pregare davanti alla tomba del beato Pier Giorgio Frassati, il santo giovane e dei giovani, indicato come modello di virtù cristiane da Papa Benedetto XVI.